Buonasera a tutti, innanzitutto grazie mille a Padre Antonio Uomo e a tutti voi, perché senza di voi tutto questo non sarebbe potuto essere possibile. Prima di andare a spiegare tecnicamente quello che è stato fatto sia da me che dall'ingegnere Domenico Zuppetti, vi volevo prima far riflettere su una cosa. Molto spesso diamo per scontato quello che è la luce in sé. Se ci riflettiamo bene, la luce è tutto ciò che ci circonda, tutto è possibile tramite la luce, la vita stessa la dobbiamo alla luce. A questo proposito vorrei citare uno dei padri dell'architettura moderna, Le Corbusier, che ci diceva che l'architettura è il gioco sapiente, rigoroso e magnifico dei volumi sotto la luce. Questo ci dice che possiamo fare tutto quello che vogliamo, possiamo essere artefici, bravissimi o meno, però senza la luce tutto questo non risalterà mai. È tutto, dobbiamo tutto al gioco sapiente della luce. La luce stessa, quindi, dobbiamo essere consapevoli che possiamo illuminare attraverso la luce, ad un gioco sapiente della luce, noi possiamo illuminare o esaltare o rendere meno visibili tantissimi aspetti. Questo è quello che abbiamo cercato di fare nel nostro caso, quindi illuminare secondo degli spot molto precisi, cercare di annullare le ombre di queste tele che sono state presentate questa sera. Il nostro studio si è fondato fondamentalmente su tre punti diversi. Il primo è quello del colore della luce. Il colore che abbiamo scelto, che abbiamo studiato, è quello che si avvicina maggiormente a quello che è la luce naturale del sole, una luce neutra, per far risaltare ancora di più quelli che sono i colori originari di queste tele. Il secondo passo su cui ci siamo focalizzati è sicuramente quello della tecnologia da utilizzare. Ci siamo affidati in un gioco, abbiamo cercato di sposare un gioco tra le nuove tecnologie e il recupero storico attraverso l'uso dei LED. Questo l'abbiamo fatto fondamentalmente perché questo ci consente, oltre ad un risparmio energetico che è un'attenzione dovuta nella nostra epoca, anche a preservare ancora di più questi dipinti. Attraverso l'uso dei LED noi riusciamo ad avere un minore calore verso le tele stesse e quindi sicuramente riusciamo a prolungare il ciclo di vita delle tele e non rendere vano il sacrificio che avete fatto tutti quanti voi. In ultima analisi, l'ultimo sforzo è stato quello di cercare di racchiudere tutto questo, ovvero il colore e la tecnologia utilizzata attraverso una scelta sapiente dei corpi illuminanti. Se potete vedere, i corpi illuminanti che sono stati scelti, abbiamo cercato di scegliere dei corpi illuminanti che potessero essere il più discreti possibili, in modo da impattare il meno possibile su quello che è il contesto esistente e di non tirare via l'attenzione dalla tela stessa. Quello che abbiamo cercato è quello di fare e di avere una luce che possa illuminare la tela, ma con discrezione, senza far risaltare l'attenzione verso tutto quello che è il contesto su cui la tela stessa si trova. Crediamo che alla fine, attraverso i corpi illuminanti, la scelta del colore e la tecnologia utilizzata,